Che cosa mangia Bianca Balti? Ecco un gustoso, e salutare, spuntino. Una supermodella come Bianca Balti deve sempre essere in forma, ma in modo sano, consumando spuntini piuttosto prelibati e ricchissimi di nutrienti salutari. Volete sapere che cosa mangia? Ecco il suo segreto di bellezza in fatto di cibo. Bianca Balti, ecco che cosa mangia per essere sempre al top. La bellissima Bianca Balti ha deciso di condividere con i suoi fan uno dei suoi più prelibati manicaretti, uno spuntino davvero salutare ed equilibrato, ricco nel gusto e meraviglioso anche per quanto riguarda i colori. Che cosa mangia la modella di Lodi? Ecco svelato il contenuto della misteriosa ciotolina pubblicata sulle sue Instagram Stories, accompagnata da un emoticon sorridente che suggerisce quanto sia appetitoso lo snack di Bianca. Come ogni sana alimentazione dovrebbe prevedere, il piatto è ricco di cereali e fibre, fiocchi d'avena e semi di lino e di zucca in quantità, a cui la mamma di Matilde e Mia ha aggiunto uno dei principali frutti di stagione, i fichi. La frutta è molto colorata e aggiunge piacere su piacere allo spuntino, oltre al rosso rosato dell'interno dei fichi, ecco anche il blu violetto dei mirtilli, il magenta dei lamponi e la nuance marrone chiaro data dai grigli delle noci. Avete notato che questo snack, equilibratissimo e molto nutriente, ricalca appieno i colori trend della moda autunnale? Bianca Balti, dunque, non smette di essere una fashion icon nemmeno in cucina, preparando piatti chic e glamour, proprio come gli outfit che ha potuto ammirare durante la Paris Fashion Week. Dopo tante fatiche e impegni lavorativi, ecco che questo nutriente e completo manicaretto preparato da Bianca è l'ideale per ritrovare carica ed energie in quantità, non dimentichiamoci, infatti, che gli ultimi mesi della splendida 33enne sono stati davvero ricchi di avvenimenti. Primo fra tutti? Il suo meraviglioso matrimonio da favola con Matteo Vincrai, dove la mamma Bis ha indossato un incantevole abito stile impero che ha conquistato davvero tutti. Poi? La lunghissima fila di aspiranti alla passerella di Victoria's Secret per il Winter Show di dicembre, dove si è trovata a combattere con tantissime colleghe desiderose delle ali da angelo. Purtroppo, questa battaglia non ha avuto l'epilogo da lei desiderato, cosa che, però, ha sottolineato con egregia classe sul suo profilo di Instagram. Ma poteva battersi una delle donne più affascinanti del mondo? Assolutamente no e, quindi, l'abbiamo vista risplendere di luce proprio a Venezia, sul red carpet per la mostra del cinema. L'abito bianco a kimono di Off-Sea, che era angelico, e lei eterea e divina come solo una grande top model può essere. Bianca Balti sempre in ascesa, un successo dietro l'altro. A volte i non fanno altro che dare ancora più carica ed è proprio quello che è successo a Bianca Balti, se si è chiusa, almeno per il momento, la porta di Victoria's Secret. Se ne sono spalancate tante altre per la modella di Lodi. Prima fra tutte, quella di Off-Sea, per cui continua ad essere grande e splendida testimonial di bellezza, la sua scelta è stata apprezzata moltissimo dalle fan che, come nel caso di Venezia 74, potranno davvero indossare lo stesso abito della loro beniamina, trovandolo tra i flagship store della Maison. Inoltre, Bianca è lo splendido volto che dà luce al make-up di L'Oréal, gli scatti condivisi sui social sono semplicemente fantastici e catturano gli sguardi delle sue centinaia di migliaia di fan,